Da 12 anni con Sri Aurobindo di Nirod Baran. Capitolo undicesimo. Il Dio se ne va. È finito il terribile, misterioso sacrificio offerto dal corpo martirizzato di Dio per il mondo. Savitri, libro sesto, canto secondo. Nel capitolo sulle conversazioni ho indicato che verso la fine degli anni 40 incominciammo a notare un cambiamento in Sri Aurobindo. Stava diventando sempre più silenzioso e distaccato, come se fosse profondamente preoccupato per qualche problema, e le conversazioni sempre meno frequenti cessarono quasi completamente. Erano tanti i giorni in cui non scambiavamo quasi una parola. Stavamo assistendo un Dio che all'improvviso era diventato conscio della sua vera identità e che ora sarebbe fuggito dalla propria schiavitù umana. Il contrasto tra l'abbondanza degli anni passati e la carestia di quelli attuali era così acuto che le nostre menti erano affollate da ogni genere di interrogativi riguardanti la ragione di questo silenzio di infausto auspicio. Si trattava di un problema terrestre o sovraterrestre? Poteva esserci stata da parte nostra una possibile mancanza al nostro dovere? Era forse dovuto ai sintomi sempre più evidenti della malattia che si era insinuata nel suo corpo? Per quanto riguardava gli affari terrestri ai quali si era dedicato incessantemente, la guerra si era conclusa felicemente e l'India aveva ottenuto la sua libertà. Il piano ultrafisico era al di là della nostra comprensione, perciò potevamo pensare solo al mondo fisico. Sarebbe però stato un terreno davvero molto fragile su cui costruire le nostre congetture, poiché Sri Aurobindo era certamente l'ultima persona ad essere turbata da disturbi puramente fisici, per quanto seri potessero essere. Inoltre, aveva già curato quella stessa malattia quando si era manifestata la prima volta e sicuramente poteva farlo di nuovo, se questo era il motivo reale. Che cosa aveva allora? Oppure la malattia era più seria? Torniamo dunque all'origine del suo male e seguiamo la serie di eventi che si conclusero con la sua dipartita dall'involucro fisico e ne furono la ragione apparente, e cerchiamo di scoprire la verità dietro l'apparenza. Un giorno notammo che l'urinare di Sri Aurobindo era diventato più frequente ed egli volle conoscerne la ragione. Venne esaminata l'urina e fu trovata una quantità eccessiva di zucchero con una traccia di albumina. Comunicai il risultato alla madre in presenza di Sri Aurobindo e dissi: assomiglia al diabete. La madre ribatté bruscamente: non è diabete. Che cos'è allora? Mi chiesi. La madre comunque ridusse considerevolmente la quantità di cibo contenente amido, particolarmente il riso e i dolci per il quale Sri Aurobindo sembrava avesse una certa predilezione. A causa della sua età e di un'attività quasi totalmente sedentaria, l'eccesso era sicuramente dannoso. Era inoltre lontano dal passeggiare 6 o 7 ore al giorno come in passato. Mi fu chiesto di esaminare l'urina ogni settimana e di informarlo del risultato. Nel giro di poche settimane questa divenne priva di zucchero, ma la frequenza non riprese del tutto la normalità e anche Sri Aurobindo notò la cosa. Il fatto mi fece sospettare una lieve ipertrofia prostatica.
Quando il dottor Sanyal visitò l'ashram, lo consultai e su mia richiesta Sri Aurobindo lo ricevette. Dopo un accurato esame confermò il mio sospetto, ma aggiunse che il male era appena all'inizio. Espose a Sri Aurobindo la natura e il decorso e le possibili complicazioni della malattia, e gli parlò dell'operazione che si praticava come unica cura radicale. Dopo pochi mesi, alla seconda visita di Sanyal, Sri Aurobindo gli disse con tono sicuro: «Non mi disturba più, l'ho curata». La nostra fede nell'azione della forza fu fortificata e non provammo più alcuna ansia. Non si poteva più dire allora che il cambiamento d'umore di cui ho parlato avesse qualche nesso con la malattia, infatti non solo con noi, ma anche con la madre stessa. Egli era diventato molto reticente. Comunque, per quanto riguarda il suo lavoro, non si verificò nessun rallentamento. Anche quando avevamo poco tempo a nostra disposizione ed io ero riluttante a portare i numerosi plichi contenenti il manoscritto di Savitri per appena mezz'ora, diceva: «Lavoreremo un po'». Questo provocò nei miei colleghi, in particolare in Chambaklal, un'allegria indiavolata, poiché essi amavano il lavoro mentre io no, almeno non allora. Quasi fino al suo trapasso, la sua diversificata opera letteraria, i Savitri, furono portati avanti velocemente nonostante il disagio causato dall'aumento graduale dei sintomi. La revisione di Savitri andava avanti a grandi passi, con impegno regolare e infaticabile. Si completava libro dopo libro e venivano inviati i fascicoli per la pubblicazione. In giorni successivi furono dettati 500 versi de Il libro del giorno eterno. Poiché non potevamo dedicare più di un'ora al giorno all'opera monumentale e anche questo poco tempo spesso doveva essere abbreviato per soddisfare altre esigenze, stavamo nondimeno progredendo abbastanza costantemente e mi meravigliavo per il fluire facile e spontaneo di un verso dopo l'altro, di una bellezza straordinaria. Una volta mi ero lamentato con lui per corrispondenza e gli avevo chiesto perché, pur avendo tutti i piani di ispirazione al suo comando, egli dovesse ancora lavorare come noi mortali al suo Savitri. Perché mai l'ispirazione non doveva esplodere come una bottiglia di champagne? Ora invece ero testimone di quel miracolo e immaginai che doveva essere stato anche il modo in cui Valmiki aveva composto il suo Ramayana. Di questo passo, pensai, non ci vorrà molto tempo per finire Savitri e sulle labbra di tutti era la domanda ardente: dove sei arrivato con Savitri? Ma Savitri, come ho detto, non era la sua unica preoccupazione. Gli venivano affidati tanti altri compiti occasionali e non poteva dire di no, per pura cortesia, credo, o per la magnanimità della sua natura divina. Circa la metà del suo ultimo anno sulla Terra, i sintomi di ipertrofia prostatica riapparvero e incominciarono ad aumentare lentamente. Era come una piccolissima nuvola scura all'orizzonte e immaginai che sarebbe stata dissipata dall'azione della sua forza. Era stato messo al corrente delle serie conseguenze della malattia. Di pari passo con questo progredire osservammo un cambiamento notevole del suo umore. I nostri discorsi, l'unica occasione in cui il divino diventava umano e giocava con noi,
diminuirono. Non era più espansivo. L'umorismo e l'arguzia, le facezie, la gaiezza e il divertimento, tutto si era ritirato ed eravamo al cospetto di una deità da tempio, impassibile, distaccata e indifferente. Per quanto tentassimo di farlo uscire dal suo impenetrabile santuario di silenzio, riuscivamo a ottenere solo un monosillabico sì o no, o al massimo un pallido sorriso. Naturalmente, un simile radicale cambiamento ci rese inquieti e cominciammo a speculare sulle probabili cause. Un giorno, prendendo il coraggio a due mani, il dottor Satyendra gli chiese: «Perché siete così serio, signore?» Sri Aurobindo rispose gravemente: «Il momento è molto serio». La risposta ci lasciò ancor più disorientati, ma non potemmo indagare oltre. Questo atteggiamento significava, come vedremo più avanti, che egli aveva preso la decisione di lasciare il corpo. E quella fu la prima e l'ultima indicazione verbale della gravità della situazione. Non che potesse essere attaccato alla sua esistenza personale nel corpo. Nessuno yogi lo è, ma c'erano questioni più grandi legate alla decisione e richiedevano attenzione. Nel frattempo i sintomi urinari stavano peggiorando e si riscoprì una traccia di albumina. Ne fu informato, ma non fece alcun commento. Poi apparve l'acetone, un segno grave. Ascoltò il rapporto in silenzio e disse: «Dillo alla madre». Anche lei ascoltò tutto con calma. Tutto sembrava così terribilmente misterioso. Ero perplesso per la loro apparente indifferenza contrapposta al precedente interesse. Qualcosa doveva essere andata male, sicuramente. Il mistero da sondare era troppo profondo per le mie capacità, ma avevo fede che alla fine tutto sarebbe andato bene. Il lavoro su Savitri procedeva come al solito, ad un ritmo sempre più lento, specie quando venimmo ad un riscontro faticoso con i due grossi canti de Il libro del fato. Facemmo revisioni su revisioni, con aggiunte di versi, e anche la punteggiatura cambiò varie volte. Sembrava una vera fatica di Dio contro la resistenza di una roccia. In quel periodo la tipografia inoltrò una richiesta per un suo nuovo libro. Si diede la preferenza a La poesia futura e scrisse anche qualche brano destinato ad essere inserito nel testo. Poiché voleva scrivere qualcosa sulla poesia moderna ed era necessario leggere opere di poeti moderni, furono inviati ordini a Madras per ricevere testi sull'argomento e tutti i pochi libri disponibili nella nostra piccola biblioteca vennero requisiti. Mentre li leggevo, diceva: «Segna quel brano. Oh, questi versi hanno un'immagine straordinaria». Lui stesso mi lesse ad alta voce un poema di Eliot, non ricordo esattamente in quale momento, e osservò: «Questa è bella poesia». Procedevamo in questo modo. Poiché ora dovevamo attendere l'arrivo dei libri, disse: «Torniamo a Savitri». La sua intera attenzione sembrava concentrata su Savitri, ma di nuovo il lavoro dovette essere sospeso per la pressione di varie esigenze strane che aumentarono a tal punto
che fu costretto ad osservare, non trovo tempo per il mio vero lavoro. Quando la via fu abbastanza sgombra, mentre mi chiedevo quale sarebbe stata la sua prossima scelta, disse con voce distante, prendi Savitri. Voglio finirlo presto. Accadde circa 2 mesi prima della sua dipartita. L'ultima parte della frase mi sorprese benché fosse pronunciata a voce bassa. Mi domandai per un momento se avessi capito giusto. Lo guardai. Il mio sguardo sconcertato incontrò un volto impassibile. In 12 anni era la prima volta che lo udivo calcolare il fattore tempo. Un avatar di equilibrio, pazienza ed equanimità, questa era l'immagine che splendeva davanti ai nostri occhi ogni qualvolta avevamo pensato o parlato di lui. Di qui la mia meraviglia. Prendemmo gli stessi 2 canti che si erano dimostrati così difficili. Il lavoro progredì lentamente. Parole, idee, immagini sembravano ripetersi e i versi stessi fluire con riluttanza. La punteggiatura dovette essere cambiata persino 4 o 5 volte. Quando ebbe terminato l'ultima revisione e i canti furono completati, dissi, ora è finito. Un sorriso impersonale di soddisfazione mi salutò ed egli commentò, ah, è finito? Come ricordo bene quell'increspatura di sorriso che tutti noi supplicavamo da tanto tempo. Che cosa rimane adesso? Poi mi domandò. Il libro della morte e l'epilogo. Ah, quelli li vedremo più tardi. Quel più tardi non venne mai. Non era destinato a venire. Avendo preso la decisione di lasciare il corpo, egli doveva essere in attesa del momento giusto per andarsene. E per ragioni solo a lui note, lasciò quei 2 ultimi libri quasi com'erano. Così, circa 2 settimane prima del Darshan del 24 novembre, fu posto su Savitri il sigillo di stesura incompleta e pose fine anche alle altre opere letterarie. Significativamente il libro del fato fu l'ultimo a ricevere la revisione. Quelli che avevo ritenuto difetti minori o ripetizioni superflue, che pensavo sarebbero stati eliminati, apparvero dopo il suo trapasso, intenzionali e profetici. Un giorno può venire quando essa dovrà trovarsi senza aiuto ad un margine pericoloso del destino suo e del mondo. In quel silenzio tremendo, perduta e sola. Non implorare il cielo, perché lei sola può salvare. Essa soltanto può salvare se stessa e salvare il mondo. Sappiamo come queste parole si siano mostrate pericolosamente vere nel caso della madre e anche del mondo. Mancavano ora circa 10 giorni al Darsha. Con l'avanzare dell'inverno i sintomi aumentarono. In questo periodo il dottor Satyendra Sen visitò il dottor Sanyal e disse che la ghiandola era ingrossata. Sri Aurobindo osservò che anche lui aveva la stessa sensazione, benché una volta fosse diventata completamente normale. Ma qual è il rimedio? Chiese. L'intervento chirurgico era l'unica cura radicale, ma il dottor Sen sapeva che Sri Aurobindo e la madre non lo avrebbero approvato. Per non parlare dell'operazione,
anche il semplice uso di un catetere non era auspicabile. Una notte il flusso dell'urina cessò del tutto. Preso dal panico, corsi a chiamare Sen, in quanto c'erano segni di qualche difficoltà. Durante la mia assenza l'urina ricominciò a fluire. Pare che il maestro chiese di me e che nell'apprendere che ero andato a cercare il medico osservò: «Perché? Ha perso la testa?» Fui così felice di sapere della liberazione dell'ostruzione che anche la mia perdita di testa non ebbe importanza. Poi mi disse: «Perché hai disturbato inutilmente quel pover'uomo? Sai, ho avuto un sogno in cui stavo urinando liberamente, ma quando mi sono svegliato ho trovato questa ostruzione. Tutto qui, capisci?» Il suo tono era molto dolce e capii che era stato il suo sguardo sorpreso e preoccupato ad avermi dato quell'impressione di malessere. Ma un'ostruzione era un'ostruzione e bisognava eliminarla. Non di meno, tutti fummo felici. Il giorno dopo, quando la madre seppe dell'accaduto, fece un'osservazione simile e disse: «Pur avendo trascorso così tanti anni con Sri Aurobindo, hai ancora paura?» «Che cosa fare, madre?» risposi umilmente. «Abbiamo a che fare solo con Sri Aurobindo. È esattamente per questo che non devi avere mai paura. Non sapete che la sua grande forza è sempre con voi e vi aiuta? No, non c'è posto per la paura, specialmente fra voi che lo servite.» Mi sentii vergognoso, ma anche confortato. Il darshan ormai era vicino. Era arrivata la lettera di un astrologo che diceva che Sri Aurobindo sarebbe stato colpito da una grave malattia che avrebbe forse potuto minacciare la sua vita. Noi deridemmo semplicemente l'idea, ma Sri Aurobindo non la respinse così leggermente e chiese: «Domandate esattamente che cosa ha scritto. Sento che ha afferrato qualche verità.» Qualche tempo prima, anche al dottor Manilal era stato detto da un astrologo che Sri Aurobindo avrebbe lasciato il corpo e che se voleva vedere il suo guru doveva correre a Pondicherry. Quando riportò la predizione a Sri Aurobindo, questi sorrise. Ci furono in questo periodo molte predizioni dello stesso genere. Tuttavia, fui non poco sorpreso nel constatare che Sri Aurobindo dava credito a tali previsioni apparentemente fantasiose. La sua opinione sull'astrologia era che le predizioni erano spesso incerte, specialmente quelle riguardanti gli yogi, poiché questi possono cambiare il proprio destino e quello altrui. Le previsioni su Sri Aurobindo di un famoso astrologo di Calcutta si erano tutte avverate, eccetto quella di una sua grave malattia all'età di 63 anni. Ma anche questa, fu detto, sarebbe stata superata dalla sua forza yogica e sarebbe vissuto fino a una matura vecchiaia. Sri Aurobindo scrive in Savitri: «Natura e fato costringono la scelta della loro libera volontà, ma spiriti più grandi possono ribaltare questo equilibrio e fare dell'anima l'artista del suo fatto.» Si constatò, dopo accurate ricerche, che l'ultima predizione era stata mal riportata. Essa non aveva un significato così terribile, tuttavia quel nefasto significato si rivelò purtroppo vero. Il darshan era cominciato. Si era radunata una vasta folla. Senza sapere chi sarebbe stato l'ultimo darshan, a qualcuno sembrò di essere stato attirato da una forza sconosciuta e si sentì particolarmente benedetto, mentre altri che lo persero
se ne rammaricarono per tutta la vita. Si discusse a un certo punto la possibilità di rimandare il darshan perché avrebbe potuto causare al maestro uno sforzo e un esaurimento considerevoli, provocando un ulteriore aggravamento della malattia. Ma la proposta fu respinta per la compassione verso i devoti. Il darshan fu permesso a tutti, anche a persone molto malate. Tutto andò bene. L'atmosfera era carica di un silenzio solenne. La madre e Sri Aurobindo erano amore e compassione incarnati. Emanavano da loro, come dal sole e dalla luna, luce, gioia, pace, dolcezza e forza. Dopo circa 2 ore si avvertì nella folla un movimento inquieto e una tensione nervosa. Era circolata la voce che il maestro avrebbe voluto finire il darshan il più presto possibile. La lunga coda avanzò con passi veloci e tutti ricevettero da lui l'ultimo memorabile sguardo di benedizione. Ritornò nella sua stanza alquanto stanco. Erano circa le 5 di sera, non aveva mangiato quasi nulla per tutto il giorno. La prima cosa che disse fu: "Ho molta fame". Non avevamo mai sentito prima di allora una richiesta così francamente personale da lui. Il pasto fu velocemente servito dalla madre e consumato in grave silenzio. Un giorno della settimana successiva al darshan, mentre Sri Aurobindo faceva il bagno, Purani lesse ad alta voce una previsione astrologica. Diceva che Sri Aurobindo si sarebbe sbarazzato del suo corpo e che la sua manifestazione si sarebbe verificata nel suo 93° anno. Sri Aurobindo lo ascoltò quieto e osservò: "Così tardi". Noi naturalmente la considerammo come una profezia di poco conto, ma quanto era vera la prima parte. I sintomi diventarono più seri e una parziale ostruzione del flusso dell'urina ci fece pensare alla possibilità di un intervento meccanico. Quando l'ostruzione divenne totale e pose seri problemi al dottor Sen, a noi non rimase altra alternativa che usare un catetere, benché Sri Aurobindo non fosse per niente favorevole. Ne seguì un sollievo immediato e ci sentimmo sollevati e contenti. Poi fu mandato un telegramma al dottor Sanyal con la richiesta di venire subito. Era stato preavvertito di tenersi pronto per una tale chiamata d'emergenza. La nostra gioia fu sfortunatamente di poca durata, poiché sulla scia del nostro intervento si insinuò l'ombra della febbre, una complicazione non insolita, ma che ci diede tuttavia un brivido freddo. A questo punto l'arrivo di Sanyal agì come la calda luce del sole. Lo informammo dell'intero quadro clinico dalla sua ultima visita. Si avvicinò a Sri Aurobindo e fece pranam. Lo trovò apparentemente noncurante, con gli occhi chiusi come una statua di pace massiccia. Egli aprì gli occhi e lo riconobbe e gli rivolse un sorriso sereno. Il medico gli rivolse normali domande professionali, alle quali rispose: "Disturbi? Niente mi disturba. Quanto alla sofferenza, si può essere al di sopra di essa". Io menzionai le difficoltà urinarie. "Sì, ho avuto qualche difficoltà, ma sono state superate e ora non sento niente", aggiunse il maestro in modo rassicurante. Sanyal confermò alla madre che c'era un'infezione leggera del rene, ma nulla di grave, e ne fummo consolati. Lo meravigliò però
questa recrudescenza dopo che Sri Aurobindo si era già curato. Vennero l'1 e il 2 dicembre, l'anniversario della scuola, e l'intero ashram era affaccendato e attivo. Anche la madre non aveva sosta. Nessuno sospettava che una tragedia profonda stava avendo luogo nelle camere appartate di Sri Aurobindo. La sua malattia era stata celata come un segreto. Il 1° dicembre si notò qualche miglioramento. La temperatura era normale, il suo umore era più allegro e scherzò anche con Sanyal. Quando il dottore suggerì che sarebbe stato consigliabile un esame accurato del sangue, Sri Aurobindo sorrise e ribatté: "Voi dottori potete pensare solo in termini di malattie e di medicine, ma c'è sempre una conoscenza molto più efficace al di là e al di sopra di tutto questo. Non ho bisogno di niente." Fummo molto felici per la risposta, ma perdemmo il suo significato ambiguo e la considerammo un'assicurazione consolante. La sera successiva la temperatura salì. Era stata una giornata pesante per la madre a causa dell'annuale manifestazione di educazione fisica alla palestra scoperta, cui avevano preso parte più di 200 persone. La cerimonia era andata bene. Quando Sri Aurobindo ne fu informato, osservò con un sorriso contento: "Ah, è finita." Appena le attività terminarono, la madre venne nella stanza di Sri Aurobindo, posò ai suoi piedi la ghirlanda che gli ornava il collo e rimase lì, in piedi, tranquilla, ma il suo viso aveva un'espressione molto grave. Lui era immerso in se stesso, con gli occhi chiusi. Più tardi Sanyal espresse il desiderio di usare qualche medicina per combattere l'infezione. La madre lo mise in guardia contro l'uso di qualsiasi cura violenta o metodi drastici, non solo perché non sarebbero piaciuti a Sri Aurobindo, ma anche perché sarebbero stati nocivi. "Egli risolverà qualunque cosa sia necessaria. Dagli delle cure semplici", fu il suo ordine. Il 3 dicembre la temperatura scese di nuovo a un livello normale. Pensando che Sri Aurobindo stesse migliorando, Sanyal propose di partire quella sera stessa. La madre lo ascoltò con atteggiamento grave, ma non gli diede nessuna risposta. Sanyal colse il suo suggerimento e aggiunse subito: "Preferirei restare ancora qualche giorno, madre." Un sorriso le illuminò il volto. Nel pomeriggio il quadro cambiò rapidamente. La temperatura salì e si manifestò per la prima volta una difficoltà respiratoria. Sri Aurobindo rifiutava di prendere qualsiasi liquido, ma persuaso dalla madre, sorseggiò un po' di succo di frutta e subito si immerse nella trance. Restò in quello stato quasi tutto il giorno e la madre, a causa di questo regresso, non si recò alla palestra scoperta. Allora, per la prima volta, la madre disse: "Sta perdendo interesse per se stesso", e alla nostra richiesta di un energico intervento rispose: "Tutto dipende da lui." Quella lunga notte passò tra difficoltà alternate a momenti in cui era immerso in sé. Si svegliava comunque solo quando volevamo dargli da bere e a volte espresse perfino delle preferenze. Il giorno dopo emerse dalle profondità e volle mettersi seduto. Nonostante le nostre obiezioni, fu molto insistente e notammo dopo un po' che tutti i gravi sintomi respiratori erano svaniti magicamente e sembrava normale. Eravamo felici
per questo improvviso cambiamento e pensammo che finalmente la nostra preghiera era stata ascoltata. Poi il maestro si spostò sulla sedia. Arditamente gli domandammo: state usando la forza per curarvi? No. Per noi fu un colpo. Non potevamo credere alle nostre orecchie e per essere proprio sicuri ripetemmo la domanda: nessuno sbaglio. Poi gli chiedemmo: perché no? Come si curerà la malattia altrimenti? Non posso spiegare. Non capireste, fu la secca risposta. Restammo ammutoliti. Se non altro si era trovata la chiave di una parte dell'enigma, cioè la ragione per la quale la malattia era ritornata e aveva progredito. Ma resta tuttora il grosso mistero a proposito del suo strano atteggiamento e del suo non intervento. La gravità crescente della malattia si era evidenziata in tre chiare fasi, concomitanti rispettivamente con il completamento di Savitri, il Darshan e l'anniversario della scuola. Ogni fase progressiva era seguita da un ritiro sempre più profondo. Fu probabilmente nella seconda fase che la madre osservò: ogni volta che entravo nella sua stanza, lo vedevo far scendere la luce supermentale. Evidentemente aveva fissato la data della sua dipartita e stava facendo scendere la luce più alta prima che il sipario calasse. Noi invece, interpretando male la frase della madre, le attribuimmo il significato che la luce che scendeva era destinata a curarlo. Dopo essere rimasto circa un'ora sulla sedia, tornò a letto, sereno e maestoso, e Sanyal gli parlò perfino brevemente dello stato pietoso del Bengala. Ma la madre sapeva la verità dietro le apparenze. Dal mezzogiorno i sintomi aumentarono e, in particolare, le difficoltà respiratorie, mentre la produzione di urina diminuì definitivamente. Era un segno allarmante e decidemmo di fare un'analisi completa del sangue. Sri Aurobindo acconsentì con molta riluttanza. La nostra povera visione umana. Era domenica e l'ospedale della città era chiuso. Il dottore ed io andammo in cerca dell'assistente del laboratorio, che prese un po' di sangue dalla vena impercettibile di Sri Aurobindo. Le iniezioni dovevano essere dolorose per quel corpo sensibile che si stava trasformando. Il risultato dell'esame ci impressionò. C'erano tutti i segni di un imminente blocco della funzione renale e non potevamo far niente. Come ultima risorsa gli somministrammo qualche medicinale. Ora era sempre immerso in sé e si svegliava solo quando lo chiamavamo per farlo bere. Questo confermò l'osservazione della madre che egli era pienamente cosciente interiormente e confutò l'idea che si trovasse in coma uremico. Durante l'intero decorso della malattia non fu mai incosciente. Alle 5 di sera egli si riprese un po' e chiamò per avere la seggetta. Considerando il suo stato, gli chiedemmo di non muoversi dal letto, ma egli insistette fermamente. Sapeva evidentemente ciò che faceva, mentre noi guardavamo sempre attraverso i nostri paraocchi da medici. Ci fu un deliberato sgombro dell'intestino, benché avesse mangiato pochissimo in tanti giorni. Poi camminò verso la grande poltrona imbottita. Era ridiventato un sé
di pace profonda, ma ahimè solo per un istante, e le difficoltà respiratorie tornarono con una forza raddoppiata. Andò nel suo letto e si immerse di nuovo in se stesso. Fu in questi momenti che, uscendo spesso dalla trance, si chinò in avanti, abbracciando e baciando sulla guancia Champaklal, che gli era seduto a fianco. Anche Champaklal lo abbracciava a sua volta. Fu una visione meravigliosa, benché stranamente insolita per Sri Aurobindo, che in quei 12 anni ci aveva perfino raramente chiamato per nome. Sapevamo che Champaklal soprattutto desiderava ardentemente qualche tenera espressione esteriore, ma la natura impersonale di Sri Aurobindo aveva impedito qualsiasi contatto fisico, tranne in occasione dei nostri compleanni o del pranam del darshan, quando ci accarezzava la testa. Ora il desiderio ardente del cuore di Champaklal fu accontentato in pieno, ma per quali motivi? Era il pagamento del debito di Dio al suo servitore per il servizio prestatogli per tutta la sua vita, senza l'attesa di alcuna ricompensa, salvo forse qualche occasionale sguardo, tocco o parola? Anche da parte mia posso contare pochi tocchi luminosi che splendono come stelle in una notte buia. Prima di tutto, poco dopo il completamento di Savitri, come entravo nella sua stanza la mattina, egli mi dava un quieto sguardo per un momento, lasciandomi meravigliato ma felice. Poi, quando feci pranam il giorno del mio compleanno e quello dell'ultimo darshan, fu insolitamente tenero, mi accarezzò e premette il mio capo a lungo. Ma il culmine della meraviglia fu quando gli massaggiai la parte inferiore della gamba destra. Era sdraiato tranquillamente a letto ed io ero a portata della sua mano destra. Come mi piegai, sentii improvvisamente un tocco rapido del suo palmo sulla mia testa. Subito guardai in su. Era come prima. Il suo sguardo era altrove, come se non ne sapesse niente. Restai molto meravigliato. Che fosse manifestazioni del suo ritiro imminente divenne chiaro solo dopo che ebbe lasciato il corpo, e sono sicuro che anche gli altri miei colleghi ne ricevettero segni evidenti o velati. Anche un non assistente Amalkiran raccontò un ultimo atto di grazia che fu la sua buona fortuna. Venne il mio turno di salire al Darshan il 24 novembre 1950. Appena mia moglie ed io apparimmo alla porta della lunga stanza di meditazione al piano superiore, all'altra estremità della quale si trovava la piccola stanza dove Sri Aurobindo e la madre stavano seduti, la madre si piegò verso Sri Aurobindo e disse qualcosa. Subito egli cominciò a sorridere e il sorriso rimase sul suo viso per tutto il darshan. Mia moglie mi disse che finché non fui nella stanza accanto per uscire, egli guardò nella mia direzione sempre sorridendo. Una cosa simile non era mai successa in qualunque altro darshan al quale avevo partecipato. Ciò accadeva appena 11 giorni prima del suo trapasso. Quando ebbi un'udienza con la madre dopo il 5 dicembre, le chiesi che cosa avesse sussurrato a Sri Aurobindo. Rispose: gli dissi Amal
Sta arrivando. Le chiesi perché dovette informarlo e la sua risposta fu: gli occhi di Sri Aurobindo erano diventati molto deboli e non riusciva a vedere chiaramente la gente. Naturalmente poteva entrare in contatto con la coscienza di chiunque gli fosse stato davanti, ma non poteva riconoscerne l'essere esteriore e la forma. Quando mi udì, cominciò a sorridere. Da queste parole capii che la grazia era tanto della madre quanto di Sri Aurobindo, poiché era per mezzo dell'una che l'altra era venuta. Torniamo al nostro racconto. La madre ritornò dalla palestra scoperta dopo la sua solita presenza serale. Il giorno precedente non vi era andata e, come risultato, le attività della palestra erano state sospese. Una tristezza profonda era calata sul cuore dei gruppi dei giovani. Il playground, dove una volta c'erano energia e rumore, era diventato tristemente silenzioso. Per la prima volta alla gente era venuto il timore che lo stato di Sri Aurobindo fosse grave. La madre dovette aver sentito lo scoraggiamento commovente dei suoi figli e il giorno successivo apparì alla palestra. Appena entrata, tutto cambiò. Ci fu la luce del sole su ogni volto e la gente si calmò perché ebbe fiducia che tutto sarebbe andato bene. Alcuni dissero in seguito: non potevamo mai immaginare che le cose andassero così male perché la madre aveva una tale compostezza e un aspetto non curante che quando il 3 dicembre non venne alla palestra, noi cademmo dalle nuvole. Quando però il giorno successivo tornò fra noi, l'incubo passò e dimenticammo tutto. Tornata da Sri Aurobindo, posò la ghirlanda ai suoi piedi e si fermò a guardarlo. Di nuovo osservò: si sta ritirando. Alle 11 di sera lo aiutò a bere e a mezzanotte tornò di nuovo. Questa volta egli aprì gli occhi e i due si fissarono con uno sguardo fermo. Eravamo spettatori silenziosi di quella scena cruciale. Ciò che passò fra loro era al di là della nostra comprensione, ma lo sguardo di Sri Aurobindo sembrava avere un tocco di dolcezza insolita. All'una del mattino la madre ritornò, il suo volto era calmo e non mostrava alcuna traccia di emozione. Sri Aurobindo era immerso in sé. La madre chiese a Sanyal con tono quieto: che cosa ne pensi? Posso ritirarmi per un'ora? Chiamami quando viene il momento. Può sembrare strano alla nostra mente umana che la madre lasciasse Sri Aurobindo proprio in quel momento critico. Dobbiamo però ricordare che non stiamo trattando con una coscienza umana, per la coscienza della madre, sempre unita con quella di Sri Aurobindo, non era indispensabile la vicinanza fisica in tutti i momenti. Inoltre sappiamo che in quell'ora particolare aveva un compito occulto molto importante da svolgere. Come la madre ha detto, i motivi personali non esistono per coloro che posseggono la coscienza divina. Anche dopo il chiaro accenno della madre prima di uscire e i segni chiari di una tragedia imminente, non potei veramente credere che egli ci avrebbe lasciato. Sperammo contro ogni speranza e aspettammo un miracolo, pur sapendo molto bene che tali miracoli spettacolari non erano nel modo di operare del processo dello yoga di Sri Aurobindo. Se voleva salvarsi, non avrebbe permesso che la malattia compisse il suo corso
per revocare poi drammaticamente il decreto finale. Ma ci si aggrappa teneramente alle proprie illusioni. Per questo non informammo nessuno del pericolo imminente. Circa 10 minuti prima della fine, egli mi chiamò per nome, uscendo dal suo stato interiorizzato. Chiese l'ora e disse: Nirod, dammi da bere. Questo fu il suo deliberato ultimo gesto. Beve pochissimo e non c'era nessun bisogno apparente di chiamarmi per nome. Quelle ultime parole suonano ancora nelle mie orecchie e rimangono scolpite nella mia anima. Apparentemente non esprimono niente di più di un bisogno fisico, ma per noi che consideriamo la madre Sri Aurobindo incarnazioni del divino, una parola, uno sguardo, un tocco sono doni rari da aggiungere ai tesori dell'anima. A me specialmente queste poche parole diedero la certezza che egli non mi aveva dimenticato, neanche nel suo ultimo momento, e mi ricordarono la promessa fatta un tempo che non mi avrebbe mai abbandonato per quanto sentissi di averlo servito indegnamente. Dopo queste parole seguì l'ultimo tuffo e all'1:26 del mattino lasciava il suo involucro fisico. Il colonizzatore dell'immortalità partì dalla dimora terrestre, alla presenza della madre che restò eretta ai suoi piedi con un intenso sguardo penetrante, incarnazione di forza, di equilibrio e calma divine. Chambaklal crollò completamente e cominciò a singhiozzare. Non poteva accettare la terribile realtà e la madre lo acquietò con uno sguardo severo. Dopo mezz'ora lei ci lasciò soli, immersi in un dolore silenzioso e incomunicabile. Ci sedemmo vicini al suo corpo immobile. Sanyal mi svegliò da quel torpore. Ci sono tante cose da fare, alzati. Sì, il corpo doveva essere preparato per l'esposizione pubblica. La notizia si era già sparsa. I fotografi dell'ashram, che non avevano avuto l'opportunità di riprenderlo da vivo, lo avrebbero fatto ora al Mahasamadhi. Nel mattutino crepuscolo degli dèi, i sadaka vennero uno per uno e videro la meraviglia e il mistero. Il corpo del Purusha d'oro nel riposo eterno, e con lacrime di gioia e di dolore offrirono la loro preghiera all'uno che aveva dato tutto se stesso per loro. Vidi anche con mia grande meraviglia e gioia che l'intero suo corpo era soffuso di una luce cremisi dorata. Era così fresco e magnifico. Sembrava avesse sollevato il mio manto di tristezza e mi sentii leggero e felice senza sapere perché. Quando la madre arrivò, le chiesi ingenuamente: Madre, non tornerà? No, rispose. Se voleva tornare, non avrebbe lasciato il corpo. E indicando la luce disse: Se questa luce supermentale rimane, terremo il corpo in una custodia di vetro. Sfortunatamente non rimase e al quinto giorno, la sera del 9 dicembre, il corpo fu deposto nella tomba. Prima di allora e per 4 giorni, i discepoli, la gente della città e gli impiegati dell'ashram ebbero quel darshan
unico e resero il loro omaggio. Vennero Bhakta da diverse parti dell'India per la benedizione dell'ultimo darshan del Guru. Tanti di loro sentirono la stanza colma di pace, forza, luce e beatitudine, e alcuni videro Sri Aurobindo seduto sul letto che diceva: sono qui, come a smentire il decreto della natura. Dilip era via per caso. Ricevuta la notizia, arrivò in gran fretta e crollò completamente nel vedere il suo amato guru non più nel suo corpo terrestre. La madre lo consolò teneramente e lo rassicurò: come non potrei amare qualcuno che Sri Aurobindo amava? Dilip mi disse: non sai, Nirod, ciò che ho perso. Anche Amal Kiran non c'era. Era appena partito la notte del 3 dicembre per Bombay dopo aver incontrato la madre. Volò indietro appena ricevette la notizia e fu all'ashram la mattina del 6 dicembre. Ha scritto nei suoi ricordi intitolati La grazia di Sri Aurobindo e la madre: io, che dipendevo così tanto da Sri Aurobindo per tutto il mio lavoro di scrittore, quando aveva risvegliato all'aspirazione l'annaspante poeta, stimolato nel goffo critico il discernimento letterario e formato dal nulla assoluto il commentatore politico, io, che quasi tutti i giorni gli avevo inviato qualche scritto per averne il suo giudizio, sentii un vuoto al pensiero che non sarebbe stato più in quella sua stanza ad ascoltare così pazientemente la mia poesia o le mie prose e ad essermi di preziosa guida con lettere e telegrammi. Un amico Sadak, Udar, parlò alla madre della mia triste condizione. Il 12 dicembre gli ashramiti la incontrarono di nuovo e ognuno ricevette dalle sue mani una fotografia di Sri Aurobindo fatta dopo il suo trapasso. Era il crepuscolo, per quanto mi ricordo. Essa dovette aver visto un certo abbandono sul mio viso e, sorridendo come solo lei poteva, mi guardò negli occhi e disse: niente è cambiato. Chiama per l'ispirazione e l'aiuto come hai sempre fatto. Otterrai tutto da Sri Aurobindo come prima. Champaklal restava seduto ai piedi del letto di Sri Aurobindo giorno e notte. La madre di notte gli dava una buona quantità di latte da bere, quello era tutto il suo nutrimento. La madre visitava la stanza due o tre volte al giorno, indossando una veste bianca con una sciarpa legata sopra i capelli. Il suo volto era calmo e serio, ma ammorbidito da una dolcezza materna. Sembrava Maheshwari dalla gloria trascendentale. Rimaneva silenziosamente davanti al corpo, lo guardava per qualche tempo e si ritirava quietamente. Qualche volta era accompagnata da Nolini, Pavitra e altri. Non voleva che il corpo venisse toccato e desiderava che regnasse nella stanza sempre un silenzio totale. Il 9 dicembre l'aura di luce svanì e apparvero qua e là segni di scolorimento. Poi, seguendo le disposizioni della madre, il corpo fu posto in una speciale cassa di palissandro, foderata con fogli d'argento e con raso, il fondo reso confortevole da cuscini. Il corpo di Sri Aurobindo venne avvolto in una coperta ricamata in oro. Alle 5 della sera fu portato dai sadaka nel cortile dell'ashram, sotto l'albero del servizio, dove il 5 dicembre
si era cominciato a costruire un sepolcro in cemento. Udar scese nella cripta per ricevere la cassa e metterla nella giusta posizione. Un amico disse che come la cassa fu calata, sorse spontaneamente una preghiera dal suo cuore. Ora che sei andato fisicamente, assicuraci che il tuo lavoro sarà fatto. Qualcosa lo fece guardare in alto, verso l'albero del servizio, e improvvisamente vide Sri Aurobindo sullo sfondo. La parte superiore scoperta del suo corpo era di un colore d'oro, ed egli disse fermamente, con grande energia e potere, in bengalese: sarà fatto. Sarà fatto. Poi, come desiderato dalla madre, Champaklal venne per primo a posare un vaso pieno di terra sull'ardesia del sepolcro, seguito da Moni, Nolini e altri Sadak. La cerimonia fu tranquilla e solenne, e la madre vi assistette dalla porta di entrata del terrazzo di sopra. Centinaia di Sadaka rimasero nel cortile in silenziosa preghiera e consacrazione. Il benedetto albero del servizio fa onore ampiamente al suo nome, offrendo al Samadhi giorno e notte un'ombra fresca e fiori dolcemente profumati. Così ebbe termine la vita fisica dell'uno, il quale, senza che il mondo lo sapesse, lavorò incessantemente per esso e continuerà a farlo non curandosi di qualunque genere di ricompensa umana e accettando come tale solo il successo della sua missione. Di questo egli era assolutamente sicuro, ma anche se fosse finita in un fallimento, disse che sarebbe andato ugualmente avanti imperturbabile, perché avrei tuttavia fatto al meglio del mio potere il lavoro che dovevo compiere, e ciò che è così fatto conta sempre nell'economia dell'universo. Era questo il sacrificio che egli chiamava pagare qui il debito di Dio verso la terra e l'uomo? Mai è stato documentato nella storia della Terra il fenomeno di una persona della suprema eminenza di Sri Aurobindo che sia vissuta lontana dallo sguardo del mondo e sia trapassata così tranquillamente e con discrezione. Un tale completo annullamento di sé può essere immaginato solo nel caso di un Dio o di qualcuno che è diventato un Dio. È certo che un giorno il mondo, divenuto sempre più illuminato nella propria coscienza, si sveglierà e capirà chi egli è stato e ciò che gli deve. Già è visibile nel cielo orientale qualche pallido barlume di quel riconoscimento, una lunga linea solitaria di luce esitante. Il centenario della sua nascita si sta avvicinando. Il saluto di Rabindranath Tagore ad Aurobindo durante i giorni politici diventerà il saluto dell'intera umanità al suo amante e salvatore, e quella linea solitaria di luce sarà trasformata nella fiamma piena del sole vivente. Non c'è bisogno di aggiungere che il Samadhi di Sri Aurobindo non è solo un convenzionale posto di pellegrinaggio. Ogni parte di esso è vibrante della coscienza forza che il maestro personificò durante la sua incomparabile sadhana lungo tutta la sua vita. Dai più vecchi ai più giovani, i devoti vedono il suo volto glorioso e odono la sua voce eterea, ricevono risposta alle loro preghiere e vengono riempiti con qualcosa
che non può essere provato matematicamente, ma appreso soggettivamente. Yogi, santi e sadhu attraverso i secoli hanno fatto miracoli. Il samadhi fa lo stesso in un modo diverso. È una presenza che emana un fiume costante di pace, luce e forza e che risponde a tutti i bisogni delle nostre anime quando lo avviciniamo con fede e devozione.